Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Allora, un'ondata di solidarietà e di commozione ieri sera, mentre erano qui in studio Graziano Stacchio, Roberto Zancana, Hermes Miattelli, poi c'era anche Gio Formaggio, c'era anche Gennaro Marotta, ma insomma i protagonisti delle ultime vicende legate alla legittima difesa, accusati entrambi di eccesso di legittima difesa, uomini che hanno preso le armi non con la volontà di uccidere, ma con la volontà, nel caso di Stacchio, di proteggere una commessa e di salvare Roberto Zancan, che ha detto ti devo la vita, e gli ha dato anche una medaglia ricevuta da un poliziotto disgustato dalle istituzioni, ha detto tienila tu, ed è stato un momento molto, molto toccante. E poi Mattielli, che ha sparato esasperato da continui furti nel suo deposito, che peraltro in secondo grado è stato condannato a 5 anni, 4 mesi e 135.000 euro di risarcimento. Adesso ci sarà il terzo grado, ma insomma sono uomini che hanno detto ieri sera: noi non siamo giustizieri, noi non volevamo fare del male, siamo stati costretti, gioco forza, a prendere il fucile a pompa Stacchio e una doppietta Mattielli e a aprire il fuoco. Quindi ascolti elevatissimi, davvero tanta gente ci ha seguito, centinaia di messaggi, arriveremo anche alle migliaia, ma adesso per ora siamo sui 1.500-2.000 quando tocchiamo il record. Quindi parliamo ancora di questo, sentiremo Sergio Berlato, perché siamo schiacciati dalla crisi, i veneti sono schiacciati dalla crisi, ma sono anche schiacciati dalla violenza, raffiche ancora di furti, di aggressioni, scippi, borseggi, di tutto e di più. Si sta scatenando la malavita, quella piccola si usa dire, anche perché sono persone che non hanno lavoro e vanno in giro a procurarsi cibo, soldi, e non guardano in faccia a nessuno. Altri invece vengono qui proprio per arricchirsi, non hanno nessun problema nei loro paesi, ma qui sanno che possono svaligiare le abitazioni e cavarsela con pochi giorni. Allora,
partiamo da questo, ovviamente poi parleremo di tutti gli argomenti di cui ci occupiamo in questa serata canonica dedicata alle famiglie, alle imprese che sono in crisi. Parleremo anche, vedremo, diteci se avvertite questa fiducia di cui parlano i giornali, cioè tutti dicono è ripartita la fiducia, la gente è ottimista, speriamo che sia così, non vogliamo negarlo, ma diteci voi che siete sul territorio. Allora, vi presento gli ospiti di questa sera, sono pochissimi perché l'influenza ha falcidiato il nostro parterre. Grazie a Gianni Marini, presidente della Pastoria Borgofuro. Buonasera. Presidente, a furor di popolo è tornato perché tantissime l'hanno seguita l'altra puntata, c'era anche sua figlia, abbiamo parlato di folklore e di solidarietà. Mirella. Buonasera. Come va Mirella? Siamo pochi ma buoni. Ah, sì, sono felice. Escluso il presente, pochi ma buoni. Poi parleremo anche di salute, ma per vedere anche cosa costano le cure oggi e che cosa succederà con le famose annunciate riforme del governo, contro le quali ovviamente ha tuonato il governatore Zaia, ma a sua volta molte le proteste in tante zone del Veneto per quelle che saranno poi le conseguenze di questa riorganizzazione della sanità veneta voluta dalla Regione, molto malcontento, ci sono molte proteste, molte preoccupazioni. Grazie dottore quindi per essere qui e l'ingegnere Giorgio Prati che è un volontario dell'ADVAR. Buonasera ingegnere, buonasera, qui parliamo di assistenza direttore ai malati terminali. Grazie anche a lei per essere qui. Allora io direi come facciamo spesso, non partiamo, lo vediamo dopo l'assegno, ma partiamo spesso da servizi che hanno a che fare con l'argomento principale e siamo partiti da quello della legittima difesa. Vediamo il giorno dopo gli spari in aria dell'assessore di Grantorto, anche lui assediato dai ladri che ha preso la doppietta e ha sparato in aria. Non lo rifarei più perché mi sento in difficoltà adesso in questo momento. Cosa potrebbe succedere? Se la legge non mi dà la libertà di potermi più difendere. Un paradosso quello che si trova a vivere Antonio Miazzo, l'assessore di Grantorto, che due notti fa ha sparato due colpi in aria con il suo fucile per mettere in fuga i ladri che stavano tentando di entrargli in casa, scardinando porta e finestra. Il paradosso è quello di aver paura di difendersi. Il timore è quello di dover pagare solo per aver cercato di proteggere la sua famiglia e la sua proprietà. Miazzo smentisce però la notizia apparsa su un quotidiano locale. Non è vero che il suo fucile è stato sequestrato dai carabinieri. Il fucile adesso io l'ho messo dentro sul suo armadietto sotto chiave come predispone la legge. E io non sono arrivati nessuno, non ho avuto nessuno sequestro da parte del fucile. L'assessore di Grantorto ci dice che oggi, dopo tutto il clamore delle scorse ore, la rabbia per aver visto la sua proprietà violata ha lasciato il posto alla paura e alla consapevolezza che ormai si è in balia dei delinquenti, che sono più tutelati dei cittadini che invece stanno a casa e non vanno a rubare. Adesso io ho paura perché non sai più come agire, no? Adesso sì, adesso sinceramente le posso dire che sì, mi sento un po' in difficoltà di decidere adesso. Quella notte ho deciso perché preso dal panico, preso da non so qualunque essere umano, in sostanza provo quei momenti terribili. E questo era Antonio Miazzo, assessore di Grantorto, intervistato da Valentina Visentini. Allora Mirella, qui la gente ormai insomma perde la pazienza, diciamo così, è disperata e soprattutto impaurita di fronte a queste continue irruzioni negli appartamenti e si difende come può. Allora, io ho provato in prima persona, io ho avuto una rapina a mano libera nel 2006, sono stata aggredita alle 15:30 nel mio negozio da 7 ragazzi, uno di nazionalità diversa dall'altro. E devo dire la verità, quando uno prova cosa vuol dire essere veramente aggrediti nella propria casa, nel proprio negozio, capisce che in quel momento le persone che entrano sono disposte a tutto. E pochi parlano in questi giorni di Gorgo del Monticano, cosa è successo, come l'ISIS li hanno sgozzati. Pochi parlano del delitto di Lignano, anche là marito e moglie gli hanno fatto di tutto e di più. Allora io non vorrei che passasse la frase ma dobbiamo tenere tutti calmi, tutti tranquilli, perché
Il problema è che quando entrano su queste case o sono drogati o sono fuori di testa, non sono persone normali e c'è da aspettarsi di tutto. Il problema è che non abbiamo nessuna tutela, cioè nessuna legge tutela noi che subiamo queste aggressioni, perché hanno fatto delle leggi pazzesche a interpretazione dei giudici. Però io vorrei dire a queste persone che non bisogna aver paura. Io mi ricordo che quando sono entrati e mi hanno deriso e avevano questi 100 euro un ragazzino di 17 anni e me li ha messi davanti al naso così come a dire hai visto cosa siamo riusciti a fare, io mi sono messa davanti alla porta e li ho affrontati tutti e sette. E mi è andata bene e mi è andata male, nel senso che loro per uscire dovevano passare sul mio corpo e sono passati e mi hanno tagliato tutto il braccio. E mi è andata anche bene perché potevano farmi peggio. Quello che però mi è rimasto impresso è con quanta freddezza quegli occhi di ghiaccio di questi ragazzi, potevo essere la loro mamma, quando sono intenzionati a fare del male per prendere soldi, perché alla fine devono prendere quelli, non gliene frega niente né dell'essere umano né dei valori. Cioè in quel momento loro devono portar via. Il problema è che quando sono drogati all'inverosimile, come succede, o sono proprio dei criminali, perché ripeto, ricordiamoci Gorgo, cosa hanno fatto a Gorgo, non dimentichiamo queste cose, perché può capitare a chiunque, ragazzi. Cioè cosa dobbiamo fare, la carta d'identità quando entrano, non sparare, so anch'io che non bisogna sparare, so anch'io che è più difficile sparare e che avere una colluttazione, ma cosa dobbiamo fare? Nessuno ci tutela. Chi è che ci tutela? Le forze dell'ordine rischiano la pelle, dopo mezz'ora sono liberi. Hanno stipendi da fame, non hanno neanche le vetture, poi troviamo la dama nera. Cioè, ma capite che il controsenso che abbiamo in Italia? Cioè, abbiamo le forze dell'ordine che non hanno i soldi, ci sono le leggi che non tutelano, perché, ripeto, dopo mezz'ora sono liberi, e poi abbiamo la dama nera, i soldi vanno là, perché sono soldi pubblici, non è che sono soldi che vengono chissà da dove. Allora, la dama bionda, non c'è la dama rossa, per fortuna. Che ce n'è ogni giorno una. Allora non è vero che in Italia non ci sono soldi, questo malaffare dirotta i nostri soldi. Allora invece di aiutare la giustizia, la sicurezza, la cultura, li danno alle dame, ai dami, ai principi che sono là seduti in Senato e dopo magari se la prendono con uno scontrino. A proposito di Senato, Ignazio Marino ha ritirato le dimissioni, no? Proprio al limite, scadeva credo domani il termine per il ritiro e quindi sai, un caos ovviamente nel comune della capitale, si sono dimessi in massa i consiglieri, lui potrebbe fare una mozione di fiducia, chiedere, trovare qualcuno che lo sostenga, insomma comunque veramente è una pantomima se non addirittura una farsa. Un altro sms ci chiedeva di invitare il CLIRT di Marostica, che propone ha un'iniziativa per non pagare il canone RAI, sono liberissimi di venire quando vogliono, perché poi del canone bisogna anche dire che si paga il canone, poi 28.000 euro vanno all'ex ministro delle finanze Varoufakis, 24 per un'intervista, 4.000 perché era a Singapore, allora ovviamente gli devi pagare il viaggio, no? La RAI dice non l'abbiamo pagati noi, li ha pagati la Endemol, che è la società che per conto della RAI gestisce gli ospiti. Avete capito? Cioè noi siamo qui, io ero la Mirella che da soli no, ci procuriamo gli ospiti, ne facciamo di tutti i colori. Quelli hanno una società esterna per trovare gli ospiti, vi rendete? Quindi paghiamo anche la società esterna, non paghiamo solo la RAI. Allora, mandiamo a casa questi magistrati e giudici che ci sono contro nella legittima difesa, sciopero generale per avere il diritto alla legittima difesa e sparare dentro e fuori casa. Allora, vediamo un caso di Villorba, Fabrizio Bazzoni, un altro caso di cronaca, anche questo fa riflettere perché è un'altra donna anziana e gli anziani sono i più vulnerabili, sono i più colpiti, però se l'è cavata molto bene perché ha usato la serranda, la tapparella come ghigliottina. Vediamo questa intervista. Pensionato di Villorba di 85 anni, ha vissuto un'esperienza drammatica, analoga, dice, a quella del 65enne del milanese che ha ucciso il ladro a colpi di pistola. Stesso identico caso. Lui ha sparato e io ho chiuso la persiana. Non si può andare avanti in questo modo. A rovinare le persone così, perché ci rovinano la vita. A Treviso tutti l'hanno soprannominata la nonna Rambo.
Venerdì scorso, verso le 21, si è trovata faccia a faccia con il ladro che, sebbene armato di cacciavite, si è trovato spiazzato dalla sua prontezza di riflessi. La pensionata l'ha affrontato a colpi di persiana, mentre con un complice tentava di entrarle in casa, facendosi un varco tra la serranda aperta della finestra che affaccia sul giardino. Le dico la verità che ancora l'ho davanti agli occhi, perché quando mi ha guardato, mi ha proprio guardato in faccia. Lui ha sentito che ho alzato una persiana e si è girato verso di me a guardarmi, e io mi sono allontanata con la corda e l'ho buttata giù di peso, di forza, e è andata a sbattere sul corpo, penso, perché ha fatto il salto e è venuto giù. Erano in due, uno qua e uno là. Oggi nonna Cunegonda è spaesata, confusa, disorientata, non dorme più, non si dà pace. Si tratta del terzo assalto in casa in poco meno di un anno. Dopo i patimenti della guerra, questi sono i più grandi, dice a fil di voce, reclamando pene più severe per chi delinque. Io sono rovinata ormai, perché non ho proprio più la forza di andare avanti. Perché sono molto coraggiosa, sennò no, se fossi un'altra al mio posto non farebbe un passo. Servizio di Anna Maria Parisi. Allora, un altro caso di cronaca, è stato definito anche scandalo, bisogna però accertare come sono andate le cose, ma siamo qui, parliamo di scorciatoie, no? Potremmo dire veneti schiacciati dalla crisi e dalle eventuali furbate di chi? Dei figli di quattro appartenenti al vertice della ULS 16, che è quella di Padova, che hanno partecipato a un concorso per diventare, per ottenere un lavoro da segretario amministrativo, quindi un lavoro, diciamo, che non vuol dire essere un top manager, però insomma c'è stata tanta gente che, ovviamente, come figuratevi, quando cercano un posto, offrono un posto da infermiera, arrivano in 5.000, ne sono arrivati tantissimi anche qui. Cosa si è scoperto? Che quattro di questi ragazzi che hanno partecipato a questo concorso sono figli di dirigenti della UST, cioè ciascuno è figlio, e guarda caso hanno passato tutti lo scritto, no? Con ottimi voti. Allora il sospetto è che siano stati aiutati, c'è stato un aiutino, e il governatore Zaia ha mandato gli ispettori. Allora, dottor Arettini, adesso se vuole partiamo da questo, oppure partiamo dalla riforma, dai tagli alla sanità del governo e dalle conseguenze sul territorio. Preferisco partire dai presunti tagli, perché ancora nessuno ha bene chiaro quali siano e che tipo di tagli siano, se siano dei tagli lineari che coinvolgono il personale, che comportano naturalmente un impoverimento dei reparti. Addirittura chiusura, vedevo prima in televisione, chiusura di ospedali come quello di Bassano del Grappa, o peggio il rischio paventato a noi medici di famiglia, io sono con orgoglio medico di famiglia da molti anni, da esattamente 32 anni, cioè quello di se non prescrivo quello che è adeguato secondo lo Stato, mi viene data una penale che probabilmente è una detrazione dallo stipendio. Cioè, questo crea, a mio giudizio, l'ho visto ieri in una situazione che mi è capitata realmente, uno stato di tensione tra la popolazione che già non ne può più e il medico, che invece di fare quello che dovrebbe fare il medico, deve cercare di coprirsi le spalle. Anche perché il rovescio, se non fa l'esame, perché questo esame è troppo costoso secondo la Lorenzin, e dopo il paziente magari ha effettivamente una malattia, quel medico, quello stesso medico, si trova a che fare con un avvocato. Certo. Con un avvocato se non peggio.
Non siamo ancora ai livelli degli Stati Uniti, dove i medici sono terrorizzati e vengono denunciati ogni 2 per 3, però si va in questa direzione, no, mi pare. Sono anni che percepisco, io ho cominciato da giovane, da ventenne, a far volontariato, quindi condivido l'idea della Mirella. Lo conosce molto bene. Ho cominciato in Croce Rossa, sono appena tornato tra l'altro da un esame per delle future Croce Rossine, così. Ho fatto volontariato anch'io in ADVAR fino a 9 anni di fa, poi dopodiché ho smesso per varie ragioni, perché non riuscivo a conciliare il lavoro di medico di famiglia, le visite domiciliari e tutto quanto. Bisogna stare attenti a non creare una guerra tra poveri in questo momento qua, perché la gente non ne può più. La gente già ieri mi ha detto: ma io l'attacco allora in base a queste normative, c'è una lista che si scarica da internet, lei non me la può prescrivere, e se io mi ammalo, io ho detto: guardi, purtroppo questa è legge nazionale, non è un provvedimento, non è una delibera locale dalla ULS numero 9. Ma in ogni caso vedo dei segnali che mi preoccupano e ve li dico. Sì. Senza fare i casi personali, così, si sentivo la radio camminando in macchina, così, c'è una crescita di società che offrono delle assicurazioni per la copertura ospedaliera, la diaria giornaliera, per l'intervento, eccetera, di migliaia di euro. Quindi evidentemente qualcuno spinge affinché si vada verso una sanità non come vorremmo o come vorrei io, ma come vorrebbe e come avviene negli Stati Uniti. Quindi con coperture assicurative. Io un anno sono stato a New York e ho dovuto farmi una diaria giornaliera molto alta, perché per 4 giorni a Central Park, se scivolavo, c'è un'ambulanza negli Stati Uniti, viene a costare, ve lo dico, $700. $700. E sapete che Central Park è lungo 20 chilometri, come da qui andare a Montebelluna. Infatti, quindi uno ha necessità assoluta di avere un'assicurazione. Se effettivamente poi, oltre alla caduta, alla scivolata, questo qui ha una ferita o una frattura, il costo è esorbitante, quindi deve avere una copertura. Questi segnali, assieme a un certo disinteresse da parte anche però dei cittadini, questo lo devo dire, perché molto spesso mi dicono: ma io non voglio combattere. E io gli rispondo: perché devo andare io a combattere per voi? Certo. Lo faccio volentieri, proprio perché ho questo spirito, diciamo, di solidarietà, che tra l'altro è uno dei perni fondamentali della medicina. Non dimentichiamoci che noi ci laureiamo con un giuramento di Ippocrate che dice: noi curiamo tutti indipendentemente che questo sia ricco, sia povero, che sia clandestino, che sia immigrato, che sia... Ecco, oggi in questo momento qui invece purtroppo si vede di tutto e di più. Grazie. Per ora, se non ve ne siete accorti, i giochi sono fatti. Preparatevi a pagare, e perdere quel poco che vi è rimasto, Roberto da Milano. Allora, vediamo con quel poco che, insomma, riusciamo a racimolare, ma non è poco, è tanto, è poco rispetto ai soldi che spreca lo Stato e che butta alle ortiche, ma insomma è tantissimo, perché sono soldi dei cittadini che arrivano a Mirella e Mirella li porta alle famiglie più bisognose. Vediamo a chi è andata
a chi è andato questa settimana l'assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo in un paese vicino a Treviso e stiamo incontrando Mariangela e Tania. Tania mi ha telefonato, io l'avevo già avuto il sentore tempo fa, circa un anno fa, che le cose non andavano, e quando mi ha chiamato per dirmi quello che stava succedendo, ho detto no, vieni via, vieni a casa mia, vieni da me, in qualche maniera faremo come ho sempre fatto. Tu non hai soldi, detto Mirella, non ce la faccio, sei dietro da mesi di affitto, perciò rischi anche lo sfratto, però non si può lasciare una figlia in strada. No, non ci mancherebbe. Sentite? Beh, mia mamma penso che sia una delle migliori donne, se non a meglio, perché mi ha già in casa senza dirne A né B né C, vieni qua, detto, e nella situazione che ero purtroppo. E tu non lavori? Non lavoro, niente, non lavoravo prima, non lavoro adesso, e nonostante tutto mi ha già in casa e con tutti i pro e tutti i contro. Io quando sono il mercoledì al Banco Solidale vedo le nostre famiglie venete che non arrivano, che non arriva nessuno, io poi le chiamo per vedere cosa è successo e se è il caso tramite i volontari portiamo loro la borsa della spesa, perché magari non hanno i soldi per prendere l'autobus, non hanno il mezzo, perché bisogna capire anche quello. E infatti ho chiamato Mariangela e Mariangela mi ha detto: guarda, né io né mia figlia riusciamo a venire a prendere la borsa e non abbiamo un centesimo in tasca. E cosa devo fare? Allora, oggi siamo qua, ma ho sentito Mariangela molto raffreddata, molto chiusa, ho detto le medicine, cosa vuoi che faccia Mirella? Così è, si va avanti. E allora noi oggi siamo arrivati, Mariangela. Come vedi ti ho portato una bella borsa, così vai avanti un pezzetto. E questo è l'assegno dei telespettatori di Rete Veneta. Questa mamma è così brava. Mariangela, cosa dici? Volevo ringraziare tutti, prima di tutti, e tutti i telespettatori di Rete Veneta, che ogni volta che parlo con qualcuno che trovo sempre dei nuovi. Sarà per quello che sei stata l'audita, penso. Comunque, grazie mille Mirella, ti metti al cuore. Io non ho parole, perché si merita tutti, mia mamma, per tutto quello che ha fatto per me, per mia sorella, per me nevoda, per tutti. Quindi ti meriti tutti e anche da parte mia. Sei contenta mamma, hai sentito sta figlia cosa ti ha detto? Senza parole. Bello. Ti demessi sempre senza parole, ti e tutti quelli che ti stanno attorno, i nostri datori. Madre e figlia che erano state qua in studio, può darsi che gli ascolti, i record di Rete Veneta facciano saltare l'audit. L'è saltato per aria, può darsi che sia colpa di questa signora rossa. Allora, Mirella, sei stata lì, che conferme hai avuto rispetto al racconto che avevano fatto? Lì c'era uno sfratto, c'è uno sfratto incombente, no, mi pare? C'è una mamma che sta tentando in tutte le maniere, con i denti, di tenere in piedi questa famiglia, di essere uniti, perché nella loro povertà, nella loro miseria, diciamolo così, perché non hanno niente, fra poco perdono anche la casa, però c'è la serenità e la gioia della famiglia, cioè questa unione tra mamma e figli che non riscontro nelle grandi famiglie ricche, pochissimo, e riscontro invece nelle famiglie povere. Ecco, io nelle famiglie povere trovo bravi ragazzi, bravi bambini, educati. Trovo mamme che si chiamano veramente con questo nome, perché non è detto che uno... Mamma, cosa vuol dire? Se una è una brava mamma, è una brava mamma. Se è una cattiva mamma, è una cattiva mamma. Che discorsi sono? Cioè, bisogna anche meritarsi il nome di mamma, come bisogna meritarsi il nome di figlia. E quando entro su queste famiglie che non hanno più niente, c'è un'unione, un amore tra di loro. Avete visto anche la scorsa settimana che mi ha fatto vedere quel filmato dei due coniugi che hanno fatto 51 anni di matrimonio. Un bene dell'anima, cinque maschi, uno più bravo dell'altro, che lavorano la terra, non sanno neanche cos'è la festa, la domenica. Perché? Perché sono i valori che hanno le nostre famiglie, quei valori forti, quei valori che hanno insegnato forse i nonni, i loro nonni, i loro bisnonni, di lavorare, di dire «Sio si paron», non è una vergogna,
era una forma di rispetto anche questa, perché erano educati. Quando andavamo in giro per il mondo, finché non è avvenuta la grande tragedia della mafia, eravamo bravi, guardate cosa abbiamo fatto nel mondo, siamo sempre i numeri uno. Poi è successo qualcosa, l'ingordigia, il cinismo dell'uomo, questo voler arraffare, non so dove metteranno tutti questi soldi che prendono, cioè non hanno neanche più il senso della misura, non vedete, non gli bastano mai, anche se sono straricchi arraffano, ma per chi, per dove? Ci hanno lasciato un mondo che è improponibile per i nostri ragazzi che verranno, cemento, muri di cemento, inquinamento. Avevamo il paese più bello del mondo, che tutti ci invidiavano, l'hanno distrutto, ma veramente distrutto per il Dio denaro. E chi è che ha fatto questo? Non l'abbiamo di sicuro fatto noi. È stato il malaffare che si è impossessato della politica, che ha messo queste teste, chiamiamole di cuoio, ai vertici, e non ce li toglieremo mai, perché se anche uno indagato ne ha fatto di tutti e di più, poi ce lo troviamo presidente del consorzio, ce lo ritroviamo direttore da un'altra parte. Cioè, ma allora quando è che finiamo questa giostra malavitosa? Non finirà mai. Però chi è che ne paga le conseguenze? Le famiglie che hanno perso il lavoro, gli anziani che hanno, poveretti, una pensione che, come diceva il dottore, non riescono neanche a comprarsi le medicine. E guardate bene, anziani che hanno lavorato sodo, anziani che sanno cos'è la fatica e il sudore. E perché hanno versato i contributi. Esatto, e non avevano i contributi e perciò gli hanno dato una pensione che neanche l'ultimo deficiente che va in Parlamento, l'ultimo dell'ultimo, non prende neanche su, neanche su un giorno un centesimo di quello che prende questa povera gente. Ma allora perché non fanno qualcosa per queste persone? Ma perché non cambiano le leggi? Perché, ripeto, secondo me la giostra del malaffare è arrivata a vertici alti e così noi non possiamo più andare avanti. Allora, Mirella parlava di giovani, vediamo un servizio da Venezia su un gruppo di ventenni che pubblicava su Facebook questo materiale. Siamo pronti per l'apocalisse, è ora della spedizione punitiva. Difficile capire quanto serie fossero le chiacchierate fra tre ventenni del veneziano che si scambiavano su Facebook messaggi di questo tipo. Sicuramente non era uno scherzo l'armamentario sequestrato nelle loro case dalla Digos di Venezia, sulle loro tracce grazie alle foto postate sui social network dagli stessi ragazzi. Una vasta collezione di katane, le spade giapponesi dei samurai, ma anche macetti, coltelli, balestre, mazzafrusti a palle dentate, stelline ninja e altre tipiche armi nipponiche, pittoresche ma non certo inoffensive, anche perché le lame erano affilate a regola d'arte e alcune delle armi erano state modificate per renderle più letali. Non era chiaramente identificato il soggetto o il genere verso cui si sarebbe dovuta concretizzare questa violenza. Però i commenti erano preoccupanti, non sapevamo esattamente che armi avremmo trovato, ma quelle in fotografia già di per sé erano da prendere, da tenere in considerazione. I giovani, uno di Salzano, uno di Milano e uno del centro storico, erano amici su Facebook, dove utilizzavano degli pseudonimi. Sono stati denunciati per porto d'armi e oggetti atti a offendere. Stiamo indagando se si frequentassero anche nella vita e se appartenessero a qualche gruppo di tipo politico, spiegano gli investigatori. In ogni caso, il sapere di armi tanto pericolose in mano a ragazzi così giovani ci ha spinti a intervenire immediatamente. Il messaggio che si vuole mandare è proprio di come sia necessario che alle armi si dia un approccio di responsabilità. E quindi commenti di questo genere postati su un sito pubblico e, come dirlo, per strada hanno preoccupato molto. Servizio di Tommaso Stoppa. Ho visto un SMS che riguardava Raffaele Cantone, il capo dell'anticorruzione, che ha detto: Milano è la capitale morale, speriamo. Cioè, io la conosco bene Milano, mi sembra un giudizio un po' affrettato, lo dice una persona più che attendibile, più che seria, però è più che documentata, ma visto cosa è successo a Milano anche recentemente, forse bisogna stare un po', vediamo, speriamo. 100.000 dirigenti di Stato stipendiati da manager non sanno spesso da dove sono, da dove, cosa fanno i loro dipendenti, cosa riteniamo a fare. Allora Gianni Marini, tornando ai giovani, no? Voi ne incrociate tantissimi, questa è una splendida realtà che riguarda le tradizioni, il folklore, la musica,
e quindi voi a Treviso fate molto da questo punto di vista. Si può coinvolgere, è facile oggi coinvolgere i ragazzi che sono molto legati ai loro tablet, all'iPad piuttosto che ai computer e che restano ore seduti davanti al PC? Ma intanto mi fa piacere che si parli del folklore, perché se ne parla poco, però ricordiamoci che il folklore è quello che fa un po' da metro. Se cambiare il mondo su 50-60 anni, insomma, non è che da una volta che era le biciclette, dopo tornavamo con questo argomento, la bicicletta che andava a vendere al latte o che roba è, adesso se ne passai a latteria, o che i bambini non sanno neanche quello che può essere il discorso di quello che si sta il passaggio di queste robe qua. Se poi noi avremo la fortuna di avere dei giovani sul nostro gruppo, i gas sempre sotto i telefoni, però vengono a fare prove, che piace anche a fare tradizioni, sul senso dei bai, i nostri un po' impegnati sui mestieri, e quindi non è che sia un baito classico o roba impegnativa. Però questi bai che sono semplici, ma vedo che quelli che sei fa con passione. Dopo ciò speriamo che sia anche un ricambio, perché purtroppo magari le donne si sposa e ha altri problemi, famiglia e via, gli uomini anche, perché ho il lavoro o via, ma fin adesso, ringraziando Dio, come sempre i nostri 30-35 elementi, siamo 40 iscritti adesso, ma comunque si torna, insomma. I giovani sì, secondo me che piace, e sono anche contento, perché quelli che si danno avanti sono tutti bravi trattati, sul senso che il Nigag lì fa a testa, il manco insomma davanti dei novati si comporta bene, quando andiamo anche in trasferta noi famo nae, resta in compagnia, mangiamo la nostra pasta asciutta, cosa è finito, spettacoli, i sei insieme quattro gruppi anche esteri, quindi non infradearsi, che diciamo noi altri, che questo è bellissimo, perché il folklore porta anche a queste robe qua. C'è un rispetto per anche che altre etnie, che altre persone, che se fuori del normale. Noi ci troviamo anche a notte, altro che se finito, a bar, cantare insieme con altri gruppi, vieni dall'Australia, vieni dall'Africa, vieni da dove chi sei, ma comunque i nostri tosati, i nostri, tutti quanti, insomma, siamo là a far questo. Quindi c'è anche un buon segno sto qua, il folklore raduna e insegna tante robe. Sotto senso qua. Dopo mi viene da ridere a sentirmi, scusami se mi fa questa battuta qua, ma no. Sto qua del discorso di andare, i ragazzi ultimi che parlavano, bisogna continuare con queste macete. Ma dove è che siamo dovuti andare? Mi ricordo che anche amico, lui, i miei 20 anni, a casa la sera noi eravamo buoni star, e mi ricordo che, specialmente a maggio, andavamo a fregare cae, sapevi che i fiori belli bianchi, io i fossi. E ora uno dentro sul fosso, quando che tiravamo su e faceva chi, non so se l'hai mai fatto, padre. E ora ridevamo, e ora quando che ridevamo i cagniti cominciavano a sbagliare, la gente impisava la luce, parti con queste cae, una volta mi ricordo siamo partiti in pressa, e mostrava la porta, se restava i manichi fuori e le cae dentro, però siamo andati stessi a e chiuse. Quello sarebbe un passatempo che bisogna che tutti quanti facessero. Bei tempi, quando ci si accontentava anche di poco, proprio i giochi della strada, della campagna. Allora, a proposito di educazione, spesso si dice, no, appunto, i giovani bisogna, se non altro, trasmettere loro dei valori, dare loro l'esempio. Polemiche perché a Cinteuganeo l'ex governatore Giancarlo Galan si propone come insegnante di educazione civica ad un gruppo di extra comunitari. Vediamo la reazione di Jacopo Berti. Giancarlo Galan, professore di educazione civica per immigrati. La cooperativa sociale Ecofficina di Battaglia Terme è pronta ad accogliere l'ex presidente della Regione Veneto in veste di volontario, qualora il Tribunale di Sorveglianza di Padova accolga mercoledì della prossima settimana la sua richiesta di scontare la pena rimanente con l'affidamento ai servizi sociali. Opererà a contatto con i profughi, ma in un ruolo adeguato al suo livello di studio. Quindi di pulire le stanze o lavare i piatti non se ne parla, probabile che venga impiegato come prof. Oggi ho saputo che Galan potrebbe andare a insegnare educazione civica agli immigrati. È come se Arsenio Lupin andasse a insegnare legalità ai bambini. Ma stiamo scherzando? Un uomo che si è macchiato della più grande tangente della storia d'Italia dovrebbe andare a insegnare come funzionano le istituzioni.
Il Movimento 5 Stelle propone un'altra soluzione per l'ex ministro. Io ho solo un'idea per questa persona, perché la persona che ha distrutto l'immagine del Veneto nel mondo dovrebbe andare in galera per ripagare il danno d'immagine che ha fatto a noi, a tutti i veneti, a tutti i cittadini onesti, e non andare a fare un lavoro. Servizio di Lorenzo Munegato, mi pare che fosse Lorenzo Munegato l'autore di questo servizio. Allora, dottor Pratici, una parte importantissima del volontariato oggi è proprio l'assistenza dei malati terminali. L'ADVAR, quante persone fanno parte dell'ADVAR, diciamo, a Treviso, nella Marca? Dunque, dipende cosa intende lei. Intanto, come abbiamo 12 camere per 12 ospiti. Stiamo ampliando la struttura e questo ci sta comportando un impegno economico grossissimo. Siamo già al 65% della struttura, di 5 milioni di euro previsti. E adesso speriamo di completare l'opera e di inaugurare il prossimo anno. Che si troverà? Dove sorge? E questa è la casa dei Gelsi, che è la struttura dove si segue il malato a livello di ospedale, di hospice. Inoltre abbiamo anche tutta la struttura del domiciliare, come partita ADVAR. ADVAR vuol dire assistenza domiciliare volontaria Alberto Rizzotti, che è nata nell'88 da un'idea meravigliosa della nostra presidente, la Mancini, che ha avuto un lutto enorme perché è morto il marito di tumore, e lei si è dedicata con altre 4-5 persone, cominciavano a fare i primi mercatini, a raccogliere i primi soldi, e hanno cominciato il domiciliare. Il domiciliare è assistere queste persone che avevano bisogno. Poi dopo è venuta l'idea dell'hospice, che è nato, inaugurato nel 2004, iniziato nel 2002, e appunto seguiamo quelle. Per fare questo però abbiamo sì una convenzione con l'ASL, ma è una convenzione che purtroppo non ho i numeri e mi piacerebbe dare i propri numeri, ma sono sul nostro giornalino, perciò sono verificabili. Noi, la nostra trasparenza è questa, perché pubblichiamo tutto, pubblichiamo dai bilanci ai numeri che noi abbiamo. E diciamo che siamo un certo numero di volontari che dobbiamo reperire i fondi. Questi fondi sono gli Argonauti, siamo un 200-250 persone, c'è chi dà un'ora, c'è chi dà un giorno, c'è chi dà tre giorni alla settimana, che si attivano per cercare di portare a casa i soldi per realizzare gli obiettivi, anche perché non c'è solo l'obiettivo del completamento dell'opera, ma c'è appunto l'impegno di completare il bilancio annuale, perché il nostro bilancio, appunto, la convenzione che c'è con la l'USL copre l'11% delle spese che noi abbiamo per ogni giornaliera per ogni ammalato. Ecco. Inoltre noi non abbiamo solo gli ammalati, abbiamo anche altre attività. Abbiamo il Rimanere Insieme, che è un'attività meravigliosa, che è dedicata non solo alle persone che hanno lutti all'interno nostro, ma anche persone che hanno lutti. Ormai hanno tre gruppi, abbiamo un ulteriore gruppo a Castelfranco, c'è il dottor Colusso, Luigi Colusso, che li segue a livello di volontario, e con tre psicologhe fanno gruppo, si trovano, si assistono moralmente e dico anche materialmente. Inoltre c'è l'attività provider dell'ICM adesso, perciò facciamo corsi professionali che danno il punteggio a chi partecipa ai nostri corsi, infermieri, sono corsi altamente specializzati. Poi ci torniamo, certo, tra poco, perché abbiamo la possibilità, siamo anche in pochi stasera, quindi possiamo fare, ci mancherebbe. Allora, bravo quel che ha scritto: la colpa è degli italiani, si lamentano e poi per comodo, finita lì, intanto l'onesto soffre. Dal Friuli viene questo sms, ricordiamo sempre che nel silenzio più totale
In Slovenia, nel silenzio più totale, parlo delle testate giornalistiche, alcune delle testate giornalistiche che sono lì da quelle parti, c'è questa massa enorme, crescente di persone, sono ormai 150.000, negli ultimi 2 giorni ne sono entrati 15.000, sono bloccati in Slovenia, l'Austria ha chiuso la frontiera, sta chiudendo la Croazia, sono imbottigliati lì e dicevamo anche ieri sera, si prevede che a giorni si sposteranno verso. Che cosa pensa di fare il nostro governo? La regione Friuli Venezia Giulia ha predisposto delle misure? Non lo so, aspettiamo fiduciosi che qualcuno ce lo spieghi, soprattutto ai triestini, ecco, che qualcuno dica ai triestini, ai goriziani, che cosa succederà. Buonasera, perché quando combinano guai e fanno danni politici non vengono puniti ma premiati e noi dobbiamo pagare per paura? Bravi. Bravi, che esempio. Mirella, allora, è un tema quello degli anziani, non soltanto dei malati appunto che hanno bisogno di cure, parliamo spesso di non autosufficienti, no? Però tu come la vedi la sanità veneta? È giudicata un'eccellenza, Zaia dice il governo Renzi ce la vuole devastare, ma a sua volta ci sono a loro volta ci sono molte comunità, molte province che dicono vabbè, ma se poi tu la riformi con tagli altrettanto brutali, sta sanità alla fine scompare, no? Allora, oggi abbiamo avuto proprio un caso che una persona a noi molto vicina è stata ricoverata, non aveva neanche gli occhi di piangere, neanche la tessera sanitaria, pure è stato ricoverato al pronto soccorso, tutto a titolo gratuito. Perciò io penso che momentaneamente qua ancora funziona, non si sa per quanto, dove arriveremo, però io devo dire la verità che oggi ho toccato con mano la prova che quando tu stai male, anche se sei l'ultimo, ogni tanto per fortuna ci sono anche gli ultimi, puoi arrivare anche primo, perché è stato assistito, io ero là, in maniera eccellente. E perciò questo fa onore al Veneto, a mio avviso. Dopo non lo so, perché questo governo comincia, come diceva giustamente il dottor Arettini, che è uno che se ne intende di queste cose, poi volontariato puro, da anni, sa bene di quello che parla, di quello che dice. Io non so però cosa ha intenzione di fare il governo, non si capisce bene, giustamente non sappiamo niente. C'è un fumo nell'aria, cioè vedi la nebbia, cerchi di capire, entri su questo nebbione, beh, passerà questa nebbia, invece c'è ancora più nebbia e quando vai dai diretti responsabili, parlo romani, c'è il caos totale, c'è un caos, perché poi la sanità a mio avviso è un business immenso, guardate cosa è successo fino a poco tempo fa, quei direttori, quei primari vendevano gli organi e cliniche private. Queste erano persone che prendevano l'ira di Dio di stipendi, non gli bastava, dovevano fare anche il business dell'organo. Cioè tu sei sano e lui dice ma mi serve quel braccio là, ti taglio il braccio sano, ti lascio quello malato perché vado meglio. Cioè ma vi rendete conto? Ma i controllori, io vorrei capire questo che non riesco a capire. Scusa se ti interrompo, un sì. Panificio che posso fare per Mirella? Grazie, poi la chiamo, grazie di aver chiamato. Beh. Quello che non riesco proprio a capire è direttore. Con tutta la gente che strapaghiamo, dirigenti, perché tu dirigenti, sottodirigenti, funzionari, ispettori, colonnelli, marescialli, generali, non so più chi, alla fine non si riesce a controllare nessuno. Perché? È facile capirlo perché. Perché quello che dovrebbe controllare è quello che ruba di più. Pensa a te se quello va a controllare gli altri. E poi non è che hai una scala e dici quello è bravo, poi c'è quello un po' meno, no, c'è quello proprio stupido, poi c'è quello ancora più stupido, poi ancora quello più stupido, e tu quando vai là a confrontarti dici ma con chi sto parlando io? Ma questo sa di cosa parlo? Perché la politica invece di mettere persone competenti e bravi nel loro ruolo, e parlo non solo di sanità, ma nella scuola, nell'industria, dappertutto, mettono i più grandi deficienti. Così tutti sono felici e contenti, nessuno controlla nessuno e va che la Madonna Marchesa va bene. E questa è l'Italia. Allora, Stacchio ha ucciso Barabba, un ladrone. Bravo Stacchio, sei dalla parte degli onesti. Tantissimi sms ieri sera sulla questione di Ponte di Nanto, ma anche su...
su Miattelli, poi qualcuno ha ricordato ancora Gorgo al Monticano, insomma tanti, tanti fatti di sangue purtroppo hanno lastricato la storia di questa, di questo territorio, e adesso siamo nella fase della, della reazione dei, dei cittadini che non vogliono più sapere di essere aggrediti in, in casa loro. Allora, apriamo anche la finestra su, questo, su questa fiducia che molti intravedono. È tornata la fiducia, è stato detto da tutti i giornali, ci sono ricerche che dimostrano, insomma, che gli italiani sarebbero più ottimisti, poi da qui al dire che l'economia è ripartita ne corre, però ci sono dei segnali che inducono a ben sperare. Speriamo nel frattempo, e ne parleremo adesso tra pochissimo anche con Sergio Berlato, che dovremmo riuscire a trovare, lo stiamo cercando ma non riusciamo ancora a parlargli. Vediamo, sia pure in un momento in cui torna, pare che torni un po' di fiducia, vediamo cosa continua a fare il Banco Solidale di Mirella con i suoi volontari. Sono cose concrete, non sono ricerche di mercato, fiducia, ottimismo, lì vanno e aiutano, questo, questo è. Solidarietà e anche attenzione alla persona, e non solo con prodotti per l'igiene personale, ma anche con l'intimo adeguato per stagione e età. Lo sanno bene i telespettatori di Rete Veneta che questa settimana hanno fatto arrivare al Banco Solidale una piccola montagna di magliettine e altro vestiario intimo nuovo ancora imballato, acquistato appositamente per chi ha bisogno. E poi ancora calzettoni per affrontare la stagione invernale, ma anche i gomitoli per chi vorrà realizzarsi sciarpe e maglioni. Tutto materiale che anche questa settimana Mirella Tuzzato e i volontari del banco hanno preparato accanto alle borse della spesa, che danno una speranza a più di 400 famiglie venete. Ma il banco vuole andare ancora più avanti con un'iniziativa che guarda già al Natale. Questa speriamo diventi una location ideale per fare il presepe più grande del mondo, che sarà sia la provincia col parco dello Storga, perché dobbiamo battere Matera. La città di Matera ha fatto il presepe più grande su una collina, adesso vediamo se noi riusciremo a battere questo record. Io ne ho già fatti due, li ho vinti, spero di vincere anche il terzo, con la tovaglia più lunga del mondo e la bottiglia di grappa più grande del mondo. Sarebbe importante fare questo record proprio per dare un messaggio di pace, specialmente qui nel nostro nord-est, dove ci sono stati tanti suicidi, dove abbiamo tante famiglie veramente in crisi, disperate. E perciò sarebbe veramente una bella cosa riuscire. Ringrazio momentaneamente, sono i primi che sono avvicinati, la pastoria del Borgo Furo, il gruppo folcloristico, però invito tutte le scuole e tutte le associazioni a partecipare a questa bellissima iniziativa. L'intervista di Cristiano Facca. Abbiamo in collegamento telefonico l'ex europarlamentare, consigliere regionale attualmente di Fratelli d'Italia, Sergio Berlato. Buonasera Berlato. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Buonasera. Buonasera, senta, grazie per essere con noi. Io direi partiamo non dalla sicurezza, ci arriviamo subito comunque, partiamo dall'economia, perché c'è questa ondata, dicono i giornali, di fiducia, pare che sia confermata dalla ricerca di mercato, si dice che gli italiani sono più ottimisti, che sono favorevoli ad investire, magari non subito, ma insomma danno segnali positivi, le compravendite, ci sono più mutui, pare che leggermente i consumi siano aumentati. Lei crede che sia una, diciamo, un inizio di ripresa oppure no? Ma io credo che sia propaganda da parte del governo, che utilizza i mezzi di disinformazione per dare delle notizie che sono assolutamente false. Guarda, sono sempre stato abituato nella mia esperienza politica ad andare a prendere le preferenze per essere eletto, e per prendere le preferenze bisogna stare in mezzo alla gente, bisogna stare nei mercati, bisogna stare in mezzo alla gente per sentirne i bisogni e poi tradurre la propria azione politica in risposte concrete. E stando in mezzo alla gente non sento che sì, nessuno che mi dica che è aumentata l'occupazione, non sento nessuno che mi dica che si sta meglio adesso rispetto a quanto si potesse stare qualche anno fa, anziché vedere i risparmi degli italiani aumentare, li vediamo diminuire, perché la gente va in banca non per portare i soldi ma per andarli a chiedere per poter avere una vita un po' più dignitosa, e quindi questi messaggi che arrivano attraverso alcuni mezzi di disinformazione non sono altro che la propaganda che il governo sta utilizzando per illuderci che le cose possano andare meglio, mentre in realtà non vanno assolutamente bene, perché questo lo desumiamo
parlando con la gente comune. La gente certo. comune questo ci dice, non ci dice altro. Senta, Berlato, ieri sera qui c'erano Graziano Stacchio, Roberto Zancan, Gio Formaggio, Hermes Mattieli. Abbiamo parlato ovviamente di cronaca legata alla legittima difesa, poi ci sono accusati di eccesso di legittima difesa, insomma i fatti li conosciamo. Lei che è stato parlamentare, che cosa succede in Europa? Lei è stato in Europa come europarlamentare e che cosa si può fare in Italia? Perché è ormai chiaro che non è possibile che la gente aggredita in casa poi debba anche pagare, perché uno sta in casa sua, nessuno chiede a un ladro, un rapinatore di forzare la porta e di entrare dentro quando ci sono bambini, persone anziane. Quindi voglio dire, uno alla fine si difende, poi purtroppo a volte ci scappa anche il morto. Che cosa succede, come è regolata in Europa la legittima difesa? Ma guardi, in Europa come in diversi altri paesi extraeuropei, innanzitutto si parte dal presupposto che la proprietà privata è considerata come sacra e inviolabile. E proprio perché è sacra e inviolabile, chi tenta di violarla deve assumersi fino in fondo le responsabilità delle proprie azioni criminali. Basti considerare ciò che avviene negli Stati Uniti d'America, ad esempio, dove se un malintenzionato entra nella proprietà privata, il proprietario di quella realtà può reagire difendendo i propri beni e anche la propria incolumità. E non viene certo incriminato né per eccesso di legittima difesa né per omicidio volontario come succede nel nostro paese. Purtroppo nel nostro paese non è che manchino le leggi, c'è una norma già vigente che è l'articolo 52 del codice penale che prevede chiaramente in cosa possa consistere la legittima difesa e purtroppo questo articolo 52 che è stato modificato nel 2006 dal governo di centrodestra, che ha chiarito con ancora maggior puntualità quando ci può essere legittima difesa e quando ci può essere invece l'eccesso di legittima difesa, bene, questo articolo 52 del codice non viene applicato da certi giudici che sono eccessivamente garantisti e che danno l'impressione, con la loro interpretazione soggettiva della norma, di schierare le istituzioni più dalla parte dei delinquenti che non dalla parte delle persone per bene. Qualcuno dice la norma è questa e noi la applichiamo, in realtà la applicano male, in maniera soggettiva, e se qualcuno dice questa norma lascia spazio a delle interpretazioni, noi diciamo se la norma deve essere perfezionata, che venga perfezionata. Io ho presentato in Regione Veneto una proposta di legge di iniziativa regionale, ma è una proposta di legge statale che va a ridurre ulteriormente i limiti di discrezionalità da parte di alcuni giudici che trovano sempre giustificazioni per i delinquenti. Noi vogliamo fare in modo che le istituzioni si schierino dalla parte delle persone per bene senza se e senza ma, non da parte dei delinquenti. E quindi se serve un'ulteriore modifica dell'articolo 52 del codice penale, che la si faccia. Noi l'abbiamo presentato, lo faremo in tutte le regioni d'Italia, lo faremo anche attraverso il nostro gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia a Roma. Vogliamo fare in modo che se serve un ulteriore perfezionamento di questo codice, che venga fatto, perché vogliamo che le istituzioni si schierino sempre dalla parte dei cittadini onesti. Questo è quello, non è tollerabile che una persona per bene che viene aggredito in casa da criminali spesso armati solo per difendere la propria incolumità o quella dei propri familiari si venga incriminati o per eccesso di legittima difesa o per omicidio volontario. Questa è una cosa intollerabile. Noi riteniamo che si capisca che questo è un problema reale, perché effettivamente la gente non si sente più sicura in casa propria e noi vogliamo garantire alle persone oneste il diritto di sentirsi sicuri in casa propria, perché è un minimo di garanzia che va, certo, che va assicurato ai cittadini, perché dobbiamo anche far capire se un criminale vuole entrare in casa nostra spesso di notte anche armato, lo fa spesso perché sa di non rischiare nulla. Certo. Senta, se noi invece, qualcuno si chiederà, anzi ho visto sms anche ieri
dicevano ma non ci può essere una legge regionale che scavalca quella del Parlamento, cioè una legge sull'autodifesa, sulla legittima difesa che consenta a una regione di comportarsi in un certo modo, come succede negli stati federali, c'è lo stato in cui si possono fare reati, compiere reati che appunto lì non sono reati ma che altrove lo sono, no? Purtroppo nel nostro paese questa non è una competenza regionale, ecco perché io ho presentato questa proposta di legge statale di iniziativa regionale che proporrò al Consiglio regionale di votare per fare in modo che a livello nazionale, partendo dalla regione del Veneto, ma anche in altre regioni d'Italia si possa approvare questa iniziativa per indurre il Parlamento a fare in modo da garantire in maniera più chiara la possibilità da parte di un cittadino onesto di potersi difendere almeno in casa propria, nel proprio luogo di lavoro. Questo è quello che vogliamo fare. Va Riteniamo bene. Che sia un diritto sacrosanto dei cittadini e vogliamo fare in modo che questo diritto venga garantito senza se e senza ma. Grazie molto a Sergio Berlatto, ci rivedremo presto in studio, grazie tante. Buonasera a lei. Arrivederci, buon lavoro. Allora, dicevamo appunto questa fiducia di cui parlano i giornali, poi a Treviso oggi si è parlato di un nuovo rinascimento, un rilancio della cultura, il sindaco Giovanni Manildo si è molto impegnato su questo versante. Vediamo il servizio su questa cultura, diciamo, non parliamo di associazioni folcloristiche, qui parliamo di musei, e chiediamo poi, voglio capire da Marini, che cosa può rappresentare questa cultura, se davvero è un volano per l'economia locale o se invece è una compagnia di giro per pochi eletti. Vediamo. Il nuovo rinascimento di Treviso inizia da qui, con Adam ed Eva di Arturo Martini che salutano la riapertura del Museo Bailo in bella mostra dal Giardino del Chiostro, ricordando ai visitatori che sono lì grazie alle 500 persone che con una sottoscrizione popolare nel 90 aiutarono la città ad impossessarsene. Modello di cultura che l'amministrazione intende replicare. Noi ci stiamo muovendo per vedere anche di acquisire tramite comodati, quindi da privati anche a titolo gratuito, delle opere per arricchire ancora di più questa collezione. Sarà importante, visto che il museo è di tutti, magari incominciare a vedere anche qualche raccolta fondi, qualcosa anche per la gestione. La nuova ricaduta economica a Treviso, grazie alla nuova rete per la cultura, tra il Bailo rinnovato con le sue collezioni, il Santa Caterina con la mostra di Escher e che verrà inaugurata domani, quella del Greco e Carraresi e il ritorno nel 2016 di Goldin. Già 20.000 le prenotazioni con 500 gruppi per l'ipnotico Escher, dimostrazione, dice il sindaco, che con la cultura si mangia e come. Con la cultura innanzitutto si respira, che è una cosa fondamentale, cambi l'aria e vedi le cose in un modo, con una prospettiva, con un entusiasmo diverso. Questa prospettiva non è soltanto per una crescita personale o di comunità, ma anche per la possibilità di indotto economico che si può creare. Allora, intervista di Anna Maria Parisi. Gianni Marini, come la pensa? Ecco, no? Perché molti dicono, sì vabbè, ma questa è una cultura per pochi, lì si trovano le risorse, magari con difficoltà, però lì si trovano, e poi invece la cultura locale, la storia, le tradizioni, il costume, il folklore poi vengono invece trascurati. No, senz'altro no, è un bene che ci siano questi musei. Intanto il sito del Museo Bailo, gli era fatiscente, quindi che ha fatto con recupero, è stata una bella roba quello che ha fatto. Il discorso del museo, anzi, che gli venga, perché intanto se muove gente, investendo poco sega tanto, in cultura succede anche questo, non altri sono troppo piccoli, che è un piccolo museo, il trevigiano che ne ha uno anche io, cioè praticamente intanto la gente che arriva, andare a vedere che il museo è, però la gente in città e poi vede anche la nostra bestia della città, poi vede anche altre robe, e tanti che troviamo anche all'estero e dice guarda, o anche in Italia, quanto bella sei a Treviso, piena di acqua, questi musei, ecco, il discorso musei che va senz'altro bene per sta roba qua. Complimenti, no? Perché pensavo, a volte ci sono delle concorrenze più o meno leali o sleali tra esponenti dei vari mondi culturali. Lei ha detto, è una bella iniziativa e quindi ha fatto bene
a sostenerla. Gli 80 euro elargiti da Renzi sono stati tolti a me dall'assegno di cura per anziani e disabili, una vergognosa partita di giro. E parliamo ancora allora di sanità, perché c'è molto, molto rammarico, soprattutto a Bassano del Grappa, lo ricordava il dottore, per la riorganizzazione della sanità che secondo molti chiusura, è mascherata, sì, si parla di possibile chiusura, poi ieri Nicola Finco della Lega ha detto no, non è vero, non c'entra niente, i servizi rimangono quelli che ci sono, che sono attualmente disponibili, per cui non ci saranno cambiamenti, appunto, e noi ovviamente sentiamo tutte le nostre campane e abbiamo umilmente proposto una USL pedemontana che però la regione pare non volere. Ci sono le minoranze inferocite, proprio barricate in consiglio regionale, sentiamo le reazioni. Azienda Zero, un accordo tra i direttori generali, un accordo quadro, come già esiste in Emilia-Romagna, in Toscana e in Lombardia, che non prevede la costituzione di un altro carrozzone Azienda Zero come Veneto Sanità, come Veneto Strade, come Veneto Agricoltura. Questa è la proposta alternativa del PD all'Azienda Zero, un accordo che consente ugualmente di razionalizzare la spesa. Con la riforma voluta da Zaia invece si corre il rischio di consegnare la gestione di 9 miliardi di euro a una sola persona, dice Sinigaglia. In Consiglio regionale un accordo per modificare la riforma è utopico. Il problema è che appunto non avendo anche interlocutori che affrontino i nodi e che in qualche maniera ci diano delle risposte, ci preoccupiamo ancora di più, perché è fondamentale invece che ci sia un confronto, un dialogo e che ci siano anche i tempi per farlo, perché bisogna fare tutto entro il 31 dicembre 2015. Sono cose che hanno delle conseguenze sulla salute dei cittadini. Per il Partito Democratico con l'Azienda Zero si snatura il modello socio-sanitario del Veneto che molte regioni copiano. Il ruolo della conferenza dei sindaci e delle comunità locali che viene completamente disatteso. È vero che è stato recuperato il ruolo del direttore sociale, però la conferenza dei sindaci deve avere finanziamenti, deve avere il piano di zona, deve avere appunto una... La possibilità di programmare i servizi sociosanitari che sono del territorio, anche per valorizzare il privato sociale, il volontariato, cioè quello che è la caratteristica fondamentale delle ULS venete, unità locali sociosanitarie. Questo è il modello veneto che gli altri ci hanno copiato e continuano a copiarsi e che noi vogliamo smantellare. Servizio di Lorenzo Monegato, c'è molta preoccupazione nel bassanese, dicevamo, perché dopo la perdita del tribunale c'era una cittadella già pronta, 12 milioni è costata, adesso è lì a marcire e tutta l'attività giudiziaria è stata spostata a Vicenza, quindi i bassanesi si devono fare la gincana e arrivare fino a Vicenza. Adesso, dottore, si teme che possa capitare lo stesso per... Senza arrivare a una situazione più funesta, già ora, in questo momento qua, troviamo degli ostacoli, delle barriere, chiamiamole barriere architettoniche proprio, che impediscono, per esempio all'anziano, e adesso fra un attimo vi spiego in cosa voglio dire, di usufruire in maniera semplice di prestazioni, visita cardiologica, eccetera, eccetera, eccetera. Mi riferisco alla delibera locale, ne ho parlato col direttore sanitario ben due volte e ho ricevuto praticamente parole di fumo e basta. Bene, mia madre aveva un problema, 88 anni e mezzo, me la volevano mandare a Motta di Livenza. Sì. Motta di Livenza, 88 anni, sono 40 km andare, 40 km tornare. Consideriamo poi la stagione, se in estate è piena come quest'anno con 38 gradi o se in inverno è uno stress notevole. I tagli previsti, cioè già c'è un taglio, il taglio previsto prevede che cosa? Sicuramente un taglio del personale e quindi un allungamento dei vostri tempi di attesa per ricevere quella prestazione. Quindi non solo vi mandano in tanta malora per fare un esame, ma anche vi fanno patire in tutti i sensi. Questo deve cambiare
sempre nella logica di solidarietà, sempre nella logica che stiamo facendo i medici e non stiamo facendo i contabili. Qua si è dato troppo tempo, troppo spazio negli anni scorsi alla clinical governance, come si dice in inglese, cioè la valutazione della spesa, cioè tutto doveva quadrare, eccetera. Noi stessi medici dovevamo far quadrare i conti, ma esiste una cosa più importante che è la salute. Che è la salute dell'individuo. Dottore, volevo che, non so se ha letto un sms che diceva: chieda al dottore in studio se è vero che la gente spende sempre, non è quello, no, quello è un altro, se la gente spende sempre meno soldi per curarsi. Se lei conferma questo, diciamo. Allora, per adesso la situazione non è così grave, però lei sa che i farmaci sono divisi in tre categorie: A sono quelli a carico del sistema sanitario nazionale, i B sono parzialmente rimborsabili, i C sono completamente a pagamento. In questi ultimi anni io ho visto un'estensione di farmaci a totale pagamento, cioè dal farmacista, che non sono fondamentali, non posso fare il nome, sì, cioè, vabbè. Per pubblicità, cioè, però, ma ci sono delle creme antidolorifiche di cui si potrebbe fare a meno, basterebbe mettere del ghiaccio sulla... Ma il problema è che è la tendenza che io noto, la tendenza che noto sempre di più a complicare la vita di queste persone qua. La burocrazia, altro male italiano. Io faccio certe volte ben tre ricette per una asportazione di una piccola verruca o neoformazione della pelle, una per la visita, una per l'asportazione, una per l'esame istologico. In Svezia, in Norvegia, ne fanno una sola. Ah, certo. Dottore, è qua che non ci siamo. Certo. Allora, ingegnere, rispetto anche a... ricordo tra l'altro, no, che i dentisti confermano che c'è un calo enorme di pazienti, di clienti, perché molti vanno in Croazia, vanno altrove dove i prezzi sono molto più bassi, perché questi sono costi davvero molto, molto proibitivi per tantissimi. Ingegnere, prego. Ma precolgo solo l'occasione per continuare il discorso dentisti. A me è successo la settimana scorsa, durante una pulizia fatta all'ASL, me l'hanno concessa dopo qualche settimana, dopo che ho richiesto una visita urgente perché avevo un piccolo problema su un dente, mi avevano tolto un'otturazione, l'igienista mi aveva tolto l'otturazione. Mi hanno fatto la richiesta, sono andato e dalla settimana scorsa me l'avevano prenotata per febbraio. Caspita, io credo che una cosa del genere sia inverosimile. Mi hai fatto il danno, credimi, cerca di sistemarmelo subito. Ma al di là di questo, i costi del dentista sono dei costi spaventosi, sono che gli anziani, il pensionato, non se li può permettere, non se li può, assolutamente, non c'è neanche estero che conta. Rinuncia, e rinunciando ai denti si rinuncia al benessere dello stomaco, si rinuncia al benessere del fisico, si rinuncia, ed è drammatica questa situazione, è assurda questa situazione. Un'altra cosa che io vorrei sempre parlare un attimo della sanità, ci sono delle cose che funzionano, io non lo dico per me stesso, lo dico, io sono il coordinatore per esempio di un gruppo di persone, sono gli angeli della notte, che facciamo assistenza gratuita notturna a Cafoncello. Cioè, abbiamo la convenzione, e facciamo a queste persone che non hanno nessuno vicino e non hanno disponibilità economica, li assistiamo di notte, diamo una mano agli infermieri, dormiamo con loro e vegliamo con loro. Certo. Ecco. Perciò ci sono delle cose che funzionano. Le cose che per me non funzionano sono queste, soprattutto in questo momento e da qualche anno a questa parte. Perché se io chiedo una visita all'ospedale, ma rimandano dopo 2, 3, 4 mesi, se io lo chiedo a un ambulatorio privato, dopo 3 giorni la ottengo? Soprattutto esami importanti.
Io credo che se noi andiamo su una strada, e d'altra parte la tecnologia ce lo permette, più il tempo va avanti, più la tecnologia si perfeziona. Più si perfezionano le macchine, meno costano queste macchine, sono macchine costose, io questo lo so. Però a un certo momento, se si dilaziona, se, ma non in maniera sciocca, ma si dilaziona in maniera chiara, che serve, io credo che un domani si abbattano anche decisamente i costi. E non vedo perché l'ambulatorio privato in regione me la deve riuscire a fare e l'ospedale o chi per esso me lo deve fare in mesi di aspettativa. Ecco, questo è quanto io ritengo della società, che non credo sia giusto. Esatto. 100.000 dirigenti di Stato stipendiati da manager, ma non sanno dove sono e cosa fanno i loro dipendenti. È quello che ho detto io. Quello che diceva prima Mirella. Vediamo, sempre a proposito di in questo caso di finanza, di banche, vediamo la situazione di Veneto Banca, dove tra l'altro il Presidente è stato ricoverato per una patologia e quindi l'Assemblea pare che si sposti al prossimo febbraio. Ma vediamo questo servizio su una banca che, come sapete, insieme alla Banca Popolare di Vicenza ha vissuto una fase molto difficile anche per, dicono i risparmiatori, errori che sono stati commessi a danno appunto di chi aveva investito su queste banche. Vediamo. Acque sempre più agitate per Veneto Banca. Dopo il ricovero per stress del presidente Francesco Favotto e le sue probabili dimissioni, si allontana la data per la trasformazione in SPA e la successiva quotazione in borsa. I ben informati parlano di una vera e propria guerra in seno al consiglio di amministrazione, tra una parte che vorrebbe tutelare principalmente i piccoli azionisti e l'altra che punta al risanamento rapido della banca, che nel tempo riporterebbe valore alle quote. In mezzo le associazioni degli investitori che chiedono di essere tenuti in considerazione, ma soprattutto di prendere le giuste decisioni nei tempi adeguati. Quello che è successo, magari se ci fosse la possibilità, che naturalmente non avendo il presidente, di prorogare il discorso dell'Assemblea. Noi puntiamo sempre, come abbiamo detto anche il Presidente Schiavon, noi saremmo sicuramente molto contenti se l'Assemblea venisse spostata non nel mese di dicembre per gennaio, ma bensì dopo il 10 di febbraio. Questo sarebbe l'auspicio, così il ricorso al TAR potrebbe dare delle soluzioni che magari in questo momento ognuno di noi si aspetta. Allora, questo era Veneto Banca. La medicina ha fatto così tanti progressi che ormai più nessuno è sano. Aldous Huxley, non è male. Magari. I nostri telespettatori spesso danno una così qualche pillola di saggezza e di ironia, insomma, ci fa anche un po' di umorismo per sdrammatizzare. Allora, davvero tantissimi sms anche stasera. Mirella, tra l'altro ricordiamo che ci sono i vaccini disponibili, quindi per se volete evitarvi, no dottore, l'influenza, questo vale soprattutto prossima settimana. Ecco, quanti vaccini ci sono già? Verranno distribuiti gratuitamente, sì, alle persone a rischio, cioè persone over 65 o sì, uguale a diabetici, cardiopatici, con malattie polmonari, con malattie rare, eccetera, eccetera. Questa è una chicca, diciamo, che possiamo dire, dopo aver parlato tanto male, certo, della sanità, diciamo che è un qualcosa di positivo da parte del Veneto. C'è stata tutta una polemica riguardo, se avete seguito, riguardo a vaccinare a tutti i costi, sì, altrimenti il medico verrebbe punito. Questa mi sembra una cosa un po' assurda, perché io non è che posso arrivare imporre con una pistola. Dice vaccinati, se no. Vaccinati, se no. Io lascerei al singolo la volontà di fare la propria scelta. Cioè, diversa è per l'età pediatrica. In realtà pediatri a maggior rischio. Per i bambini, certamente. Comunque speriamo che magari col vaccino ci siano ospiti che arrivano più facilmente in studio, perché siamo spesso devastati da queste le influenze, tosse, raffreddore, insomma, molti chiamano all'ultimo momento e dicono guardi non riesco, e infatti non riesco neanche
a parlare. Allora Mirella, andiamo in pubblicità, proprio pochissimi istanti, state con noi e poi ovviamente riprendiamo con te. A tra pochissimo.